Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrelink e benvenuti in questo nuovo video. Video della demo di Balan Wonderworld. È un gioco che non ho idea di cosa parli, ma ho letto solo recensioni negative riguardo la demo. Quindi, hey, proviamolo! Ho letto anche che è stato sviluppato dallo stesso team di sviluppo di Sonic. Direi di provarlo. Facciamo una nuova partita e vediamo cosa ci riserva. Wow. Diverse impostazioni, abbiamo anche la ragazza, con che mani? Che mani enormi, non possiamo... Leo Craig, ah, quindi in qualsiasi salsa venga proposto è sempre lui. Ma mi piace questo, va. Non ho capito se era in giapponese, quindi va bene. Non ho idea inoltre se è stato sviluppato solo per Switch o anche per altre console, in tal caso l'avrei provato su PlayStation 4, ma visto che l'ho trovato sull'eShop Nintendo ho detto proviamolo. Wow. È giapponese. Però fanno solo versi. Inoltre, Square Enix... hey. Non sempre è sinonimo di qualità, però il 90% dei casi... dai. Ed infatti si becca anche il 10% a volte. Allora... È impressionante il dettaglio. Però il fatto che il Blooming sia sparato a 1000. O Bloom senza Ing volendo. Mi dà un po' fastidio. Non sono un grande fan di quando i colori sono troppo accesi. Attenzione però! C'era la ragazza prima, o lui comunque sia viceversa. Ecco, vedi? Chissà che cosa sta a indicare. Yahoo. Ok, fin qui ci sta. Isola dei T. Oh mio Dio. Ok. Ah, capisco molte cose ora. Allora, io sono uno a cui la grafica interessa davvero poco, ok? Per me la grafica è l'ultima cosa, però se mi dai una cinematic... Ok, pensavo non finissi più di cascare. Non si sa mai con questi giochi, con le demo. Se mi dai una cinematic con una grafica... Ah, ma mi tira giù, mi tira! No, cioè se io casco posso... Ma scusami, allora dammi anche il salto, il doppio salto, no? Sto a mezz'aria, sto... Cioè, se mi dai una cinematic con una grafica spaccamascella, mi aspetto che anche il resto del gioco sia all'altezza, ma a quanto pare... Livello? Toh, porta numero 1. Ho letto anche che come platform è veramente pessimo. Riguardo recensioni negative, non è che sono proprio recensioni,
ma sono più pareri di chi l'ha provato e ha detto che è pessimo. Per un platform è banale. L'uomo che si infuria contro la tempesta. Ah, deve fare così, no? Ho avuto un attimo di paura. Beh, è chiaro perché questo gioco... questi cosi non ho capito cosa vogliono. Ma da qui posso cascare? E posso cascare, bene, non lo voglio più provare. Raccogliamo ste gemme. Salta da solo qui? No, bene, non si scala, meno male. Se si scalava era davvero pessimo. Il personaggio corre davvero poco, mi dà molto fastidio sta cosa. Perché scompaiono? Oh! Ah, salto rotante, bene. Ma anche con gli altri tasti, non solo con salto, non solo con B. Posso colpire i nemici? Quali nemici? Scusami. Ah, i ragni, qui c'è un ragno? No, c'è solo una ragnatela. Ah, ma allora è così, eh? Ah, bene, bene. Dobbiamo recuperare anche 8 statue. No, 9? 7 statue, 7. Non so contare. 7 statue di Balan, che dovrebbe essere appunto il tizio che controlla il tutto. Si può anche andare di là, a quanto pare. Ma sta chiave, l'avevo già presa prima. Perché me l'ha tolta? Vabbè. Ho preso un'altra volta la chiave, ora me ne conta due. Ma perché? E la statua di Balan, sono 8. Allora, avevo contato giusto. Ma chi è? Sì, Super Mario. Mamma mia, ragazzi, che qualità grafica penosa. Ma è un altro mondo proprio. Chi è? Un nemico. Figo. Ah, ma i suoi scagnozzi. Vabbè, però. E diventano i P... Oh, come Sonic, certo. Il team di sviluppo è quello, E qui se ci salto... Ah no, devo per forza saltare, fare il giro. Va bene. Se divento il coniglio invece, che succede? Zompang... Ah, ecco allora, posso saltare. È giusto. Ah, ma mi sa che dovevo tenermi il lupo qui per fare quel... Per far girare quella cosa lì, vabbè. Sarà per la prossima volta? Cioè, se casco mi fa ripartire da... Dai, però. Allora, la cosa qui è una sola. Ora, come riprendo il coniglio per saltare? Cioè, io ora per proseguire dovrei prendere il... qua, il coniglio, ma non ce l'ho. Ma mi ha messo il coniglio qui, me l'ha messo? Ma siete dei pezzenti allora. Cioè, vabbè. Oh, questo mi sa che è la fine del livello. Perfetto, abbiamo premuto il pulsante ora. Però vorrei prendere anche questo cappello. Che è Balan. Usa i miei poteri nel modo giusto e otterrai delle ricompense di gran gusto. Quindi, combattendo con lui? Premi B quando la sagoma di Balan è allineata con lui? Vabbè, allora devo solo premere B. Va bene.
gameplay al massimo. Qui anche devo aspettare le sagome. Quanto pare. Ma come ottimo, era perfetta. Ragazzi, non è molto divertente, eh. Cioè, ti fa passare quell'oretta o due di spensieratezza. E in base a quanti nemici sconfiggi, tu hai i Pio Pio lì che ti seguono. E in base al numero, succede qualcosa. Non so di preciso cosa, perché il gioco non è che te lo dice. Con Sonic ti dava i punti. Dovevo prendere altre 4 statuine, ma non l'ho trovate. Il primo atto non l'ho completato proprio nel migliore dei modi, ma vediamo con il secondo, magari è meglio. Ci sono altri poteri? Spero. L'uomo... Ah, sì, sempre lo stesso, giustamente. Beh, saltiamo perché non è che voglio starmi a rivedere tutto. Ah, abbiamo sempre gli stessi poteri. E un po' di backtracking subito all'inizio? No. Ok, vediamo un po' questo qui, cosa c'è? Yeah. Ah, certo. Oh, ok, carino. Un nuovo potere, vediamo un po'. Ah, possiamo allungarci. Yeah! Guardalo, tutto fiero. Temporaneamente il tuo corpo. Ah, posso anche camminarci però. Non so se ci posso... Ah, ci posso andare qui effettivamente. Ah, mi serve una chiave. Poi guarda sta cosa, no? Io ora dovrei usare il potere che ho adesso per combattere i nemici. Ma sta lì poi la chiave. Vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Sì, vai. Ah, ok. Usa L per prendere mira di un bersaglio e premi B per calciare questa palla. Quella palla, come se non ci fosse un domani. Come o no? L'ho colpito. Ah, ok, ora conta, ora conta. Bel tiro. Ma dai! Ma che cosa? Vabbè, va, lasciamo perdere che è meglio. Abbiamo un altro potere anche qui. Un drago. Viverde. Ah, ok, una viverna. Yeee! Figo! Allora, vediamo un po'. Sono arrivato qui. E questo apre la palla che farà aprire la porta, scommetto, vero? Perché va in buca. Non c'era bisogno. Ad essere sinceri, però. Vabbè. Allora, la chiave per sbloccare questo ce l'abbiamo. Un maiale? Soppressata! Certo, certo, ci fa vedere il culo perché ovviamente no, Che divertente. Ah, posso anche volare per un certo periodo di tempo. Io ora scappo. Allora, la palla lì è scesa da sola, ma prima mi ha seguito. Anche se sto notando che il gioco segue una... Una traiettoria che tu gli dai. Non è che la fa proprio da solo. Quindi ok, ci sta alla fine. Però no, le statuine mi sono sbagliato. Non le ho trovate tutte di là e che mi segnava lì il numero, quindi li si accumulano. Vedete, praticamente io più vado avanti, più il gioco continua a cambiare e a curvarsi. Sì, nella maniera nella quale
Vado. È particolare. Un altro nemico. Ah, questo qui è più forte, eh. Questo si muove, eh. Si muove, eh. Ma come mi ha sconfitto? No, dai. Dai, su, dai, vieni, dai, vieni, vieni. Ma dai, ma mi ha sconfitto, no. E vai, è andato. Ci ho perso, ma è andato. Ho vinto perdendo. Ora voglio vedere cosa succede se riempio la barra del treno. Wow. Ah, ora lo incastoniamo. Ah, quindi ogni livello poi andrà a completarsi con l'altro. Capitolo 1, primo atto e secondo atto. Questo era il secondo atto. Cioè, ragazzi, allora, le cinematic sono bellissime. È il gameplay che lascia molto a desiderare. Mi dispiace di sta cosa, perché il gioco pare bello, pare. Wow. Vedi, è questo che rende interessante un videogioco. Sapere che c'è un nemico, ma non ti fa capire chi è. Non ti fa sapere quale è. Eppure, ti invoglia a comprarlo, ma devi resistere. Ah, pensavo altro. Ah, ora c'è il boss. Pre bello. Quindi è con i poteri che ho, ok, perfetto. Ma mi ha preso? Quando mi ha preso? Ma come mi ha preso? Ma stiamo scherzando? Sì, vabbè, come faccio però? Come lo colpisco se non ho... Ah, ecco le chiavi. Sembrava strano. Che sta facendo? Ah, gli devo rimandare tornado. Ah, ok, ora devo fare sta cosa qua. Bene. E devo cambiare personaggio ogni volta, giusto? Sì. Dai, su. Bene, già finito. Vabbè, classico boss, la tre colpi e via. E qui, e quindi salviamo il fattore? Non il fattone, il fattore. Eccolo qua, guardalo, fiero proprio, scende dalla luce. Tutto... Thank you.
Beh, è chiaro che non è il mio target, questo è sicuro. L'ho voluto provare perché mi piacciono molto i platform, credo che siano uno tra i miei primi tre generi preferiti di videogame. Però il ballo non lo rende più appetibile ai miei occhi, quindi PEGI da 3 in su, cioè non serve neanche saper leggere alla fine. Impari i comandi giocando. Quindi, no, non è per me proprio. Ripeto, cinematic stupende e tutto il resto che lascia a desiderare. Peccato. Peccato davvero. Il balletto alla fine però potevano risparmiarselo. Quindi mi ha dato due statuine per aver sconfitto il boss. Vediamo allora sta cosa del treno, dai. Andiamo, va, Balan, dove mi porti? E comunque sia, non credo siano parole quelle che dicono, ma versi a caso. Si sente che proprio. Tipo Mario quando parla con Luigi, no? Nei vari giochi degli RPG. Proprio. Parole a caso. Ah, ma quindi raccogliere le statuette di Balan ti porta in altri posti? O ti apre semplicemente la mappa? Ti apre semplicemente la mappa. Ti fa fare un giro e ti apre la mappa, va bene. Cioè, scusami, ti riporta alla stazione? Vabbè. Continua e posso andare anche in altri punti? Quindi, conclusioni finali. Non fa per me. Sarei interessato però a vedere il prezzo. 59,99. No.